È la visita in terra aretina del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per verificare come i fondi europei siano stati utilizzati. L'occasione per tornare a parlare della sanità aretina e toscana. Dopo le dimissioni del primario di ortopedia dell'ospedale San Donato di Arezzo, Caldora, il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore al sociale Lucia Tanti avevano di nuovo puntato il dito contro la regione e soprattutto contro la sua politica sanitaria. Un fallimento, hanno detto in un comunicato stampa, presto lanceremo il modello alternativo. Il presidente della Regione Toscana invece difende il modello toscano. Questo noi abbiamo avuto un problema per quanto riguarda la farmaceutica che adesso abbiamo messo sotto controllo, però i livelli di assistenza, quello che interessa ai cittadini, sono garantiti al pari del Veneto che primeggia e al top insieme alla Regione Veneta, alla Regione Toscana, questo va detto. Quindi la sanità pubblica a Arezzo riavrà i suoi primari. Quanto a quello che si lega, e saranno scelti sulla base di una selezione, ovviamente puntando a chi sia il migliore. Quanto a chi ci lascia, io voglio subito dire una cosa precisa. Noi non aumenteremo per questo il budget delle aziende private. Questo trucco non funzionerà. Noi troveremo primari che saranno altrettanto bravi, capaci e che continueranno a fare la mole di lavoro che prima si faceva nella sanità pubblica. Per quanto riguarda coloro che invece accusano la sanità aretina di essere diventata privata, noi diciamo ancora questo, che la percentuale di finanziamenti verso la sanità privata non è cambiata, tant'è vero che le aziende hanno anche fatto ricorso contro la sanità pubblica, hanno perso il ricorso, sono capaci di fare attrazione e questo è un merito loro che noi non intendiamo contrastare. Oggi brinderete con un bicchiere di vino, ma quando ci avrete da parlare di sanità? Terremo il vino e le bollicine da una parte perché dovremmo chiarirci le idee su come si intende migliorare la sanità aretina. Io ho fatto quello che in epoca verdiana si sarebbe detto un grido di dolore, perché la nostra città, la nostra sanità è sotto gli occhi di tutti che ha dei problemi e quindi chiederò al governatore di adoperarsi affinché ci sia un miglioramento delle condizioni medie di esercizio della sanità nella nostra città. E lo faccio nel momento in cui si sta andando verso la scelta del nuovo direttore generale che sostituirà Enrico Desideri, che non vorrei rimpiangere.